bara para ba pri pi pi bara para ba pi ri pi ri pi bara para ba pri pi pi bara para ba pi pri pi bara para ba pi ri pi ri pi bara para ba pi ri pi ri pi bara para ba pi ri pi ri pi. Beh, la prima volta era per prendere una coincidenza per andare altrove, per andare in Giamaica con D'Agostino, Roberto D'Agostino, e allora abbiamo fatto un giro pernottando a Miami, un giro eccetera. Io sono rimasto sempre affascinato comunque dai neon, perché i neon per me è una cosa americana. Miami non era poi una tappa particolarmente ambita, non ci dimentichiamo che fino agli anni 90 non ci si poteva mettere i piedi a downtown dopo le 5 del pomeriggio. L'italiano prima veniva molto poco, l'italiano è cominciato a venire negli anni 2000. Miami adesso, 2014, è un posto stupendo, un posto meraviglioso che apri le finestre di casa, monti sulla tua barca e in due ore stai alle Bahamas, queste acque turchesi stupende, eccetera, eccetera. Non c'è altro posto al mondo che puoi fare una cosa del genere. Non becchi mai un raffreddore, non ti metti mai il cappotto. Lo capisco perché vogliono venire tutti. Poi è il paese dei balocchi, si gioca, si diverte, nessuno lavora, nessuno lavora. Tu ti svegli la mattina, sei già di buon umore. Poi hai la spiaggia, cioè se non hai niente da fare e anche non hai tanti soldi, vai alla spiaggia. Stai tranquillo, ti metti lì al sole, e vivi di poco, un infradito, uno shorts, una t-shirt. C'è tanta gente come qui a Miami che magari va a fare degli esercizi con una t-shirt, con una maglietta di $150,000. Ci devi sudare, porco diavolo. Era difficilissimo essere un italiano a Miami, proprio io non mi ricordo, solo negli anni successivi, per la verità, io ho incontrato Mike Bongiorno. Ma un milione gente è Napoli come me, non vanno sapere niente, e campano con caffè. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro caffè, casa sente per sta città, è un riposo, un riposo con me, ogni tanto so va a pigliare. Uno viene qua con l'idea di dire vivo qua perché c'ho il mare, c'è il sole, il clima è meraviglioso, la città si sta espandendo, si sta evolvendo, ma la domanda è che cazzo faccio? Cazzo, eh? C'è qualche promozione? Sì, allora, c'è il poker? No, per sapere perché. Di solito c'è te. Va bene. Poi ti domandi perché non stava, e perché ti diverti? Cioè, come un amico suo io. Io non ti conosco nemmeno, però vabbè. Nuovo amico suo. Non mi parli, non era più di merda. Questa Andrea è una città fatta di gente seria. Sì, ci siamo conosciuti purtroppo qua, però lui è di San Gimignano. Che fa una cosa scorretta sul cappuccino, che però solo io e Addi e lui sappiamo. Amore, amore, me lo porti via per cortesia. Chiamatelo. Bene, spesso che re. Io vado, non vado tutte le mattine, però vado perché innanzitutto tanta gente che conosco, a cui voglio bene, sono lì. Poi mi è molto simpatico il proprietario. Mi sono venuto in vacanza 8 anni fa e a trovare anche una sorella di mia moglie che viveva qua, che faceva gli studi qua a Miami. Ci è piaciuto. E ci siamo messi nell'idea, una volta sistemate alcune cose a San Gimignano, che sarebbe stato la nostra seconda casa. E nessuno si spiega perché è una vera specialità. Basta passeggiare,
qui sulla passeggiata del Marina e senti parlare quasi più italiano. E quindi capita di ciao, ci si conosce, poi ci riconosce in vari, anche vai a prendere un caffè. Oltre ad essere un punto di ritrovo, è quasi un avamposto, un consolato, un secondo consolato italiano. Tranne rilasciare passaporti, bene o male qui si fa tutto, cioè si danno consigli, no? Sul cambio, su quello che può essere il tempo. Ho anche Corrado e amici in comune che ho che mi supportano in quello, perché la mia mattina praticamente è abbastanza impegnata, non è che posso stare a dare consigli a destra e a sinistra, quindi coinvolgo sempre amici o persone. Smista e poi delega ai vari personaggi, che è quello specializzato nel tempo, quello appunto nella giornata, il tempo libero, quello nel meteo. Che non è altro poi che un selfie che noi mettiamo su Facebook e dove poi la gente ci insulta. Attenti amici, io adesso riuscirò a predire il futuro. In questa sfera vedo solo cazzate. Tante cazzate vedo, quante cazzate. È mago. Prevedo che diventerai calvo. Questa ce l'ha una vita. Non mi deconcentrare. Prevedo anche che avrai la barba incolta presto. Prevedo che farai il DJ. Ma non guadagnerai un cazzo. Questa è una previsione vera. Prevedo che andrai anche a Miami a vivere. Conoscerai uno bellissimo che si chiama Marco. Ma proprio bello. E te innamorerai. Ed è molto vicino a te. Ho latte buone, cioccolate dolci. Ci sono tante categorie di italiani, come penso un po' dappertutto. Qui si notano molto di più i cazzari. La cosa che mi manca di più dell'Italia o dell'Europa? Il passato, le radici, la mentalità. Io dico sempre i cervelli, non perché qui non ci siano i cervelli, ci sono sicuramente, però chissà dove si nascondono. Non si nascondono, non sono a Miami Beach forse. La mia attività di DJ l'ho iniziata alla fine degli anni 70 e sono stato molto fortunato perché io ho visto proprio l'evoluzione, soprattutto no, più che l'evoluzione, proprio la nascita di questa professione. E io ho cominciato per scherzo con le feste, andando nelle feste degli amici, mentre tutti si divertivano, magari rimorchiavano anche, io invece ero quello lì che stava lì a mettere la musica a testa bassa, ma a me piaceva. Poi c'erano i villaggi turistici, dove ho avuto la fortuna di conoscere Fiorello alle prime armi, lavorava in pizzeria, quindi insomma, dopo sono diventato uno dei, forse sì, dei DJ più importanti di Roma, in quanto mi avevano dato in mano dei locali molto prestigiosi come il Gilda, l'Isteria. Poi a Miami in particolar modo ci sono anche dei DJ che ho conosciuto, che pare che questa sia la patria del DJismo. Tutti i DJ del mondo sono qui, eccetera, quindi già c'è il mito, diciamo, delle discoteche, eccetera. E poi c'è una tradizione, come Ibiza, voglio dire, Ibiza a Miami c'è un collegamento. Qui è come stare a Port Ercole, insomma, è un villaggio piccolo. E tutti ci conosciamo l'uno con l'altro alla fine. È come vivere in una Forte dei Marmi o una Riccione, diciamo più una Riccione, che è un po' più caciarona, così più divertente. Ma un milione gente è Napoli come me, non vuole sapere niente. Noi avevamo affittato una casa sulla Ocean. Una mattina vado con lui, che era piccolo, il fuso, si era svegliato presto, entro in questo baretto, l'ho scoperto io perché lui se fa le cose con calma. E praticamente incontro Ceffo, che non vedevo da 35 anni. Tanto saccia che so, per te non so più niente, e damma stu volena, non aspetta di mana, che indifferentemente e non ti dica niente. Zan, zan. Io milanese, abituato al rush, tutto veloce, eccetera, a un certo punto arrivi qua, hanno dei ritmi proprio dica, sì, magari domani, è sempre magnana, e tu all'inizio ti incazzi come una bestia, poi ti entra in ciclo, e quindi diventi come loro, dici vabbè sì, in effetti, c'ha ragione, rallenti anche tu. Stai dove vedi il cielo azzurro, vedi una giornata di sole meravigliosa, hai 30 gradi quasi tutto l'anno e dici ma quasi quasi oggi esco e vado.
Secondo me nell'immaginario collettivo è l'America, in realtà è Napoli. Te lo dice una napoletana, quindi non so perché, ma... È una città caotica, baraccona, non è una città elegante, una città dove non difficilmente seguono le regole, però rispetto all'Italia è comunque l'America e funziona meglio. Io credo che la presenza dei latini qui rende questo posto molto molto attraente per gli italiani.